Dietro casa mia, fino a 3-4 mesi fa, poi non più, c'era una ragazza, cioè la ragazza c'è ancora, che era fidanzata con un ragazzo che suonava l'organetto. E questo puntualmente, tutte le sere, si partiva dal suo paese, perché era nel mio paese, e li portava la serenata alla fidanzata. Non dico tutte le sere, ma quasi. Non si usa ancora. Più o meno dovrebbe essere questo. Perché se non vi siete resi conto, allora, uno, io qua sono quello che, allora, suoniamo noi e loro si riposano, poi suoniamo noi e lei si riposa, i laghi sembra curvoso praticamente. Il cetriolo si sa dove va a finire. Vabbè, l'unico maschio, almeno per l'unico cetriolo. Quindi devo prendere il fiato, uno, due, poi, solitamente queste cose non si fa. Per forza niente devo dire, non si fanno così, perché noi siamo qua come quattro fessi, voi che ci guardate così, c'è qualcuno che prende appunti, non è un'ansia. Ecco. Io mi sono scrivendo solamente la sequenza per ricordarmela. No, è saltato perché solitamente prima si beve, poi si mangia, poi quando non abbiamo quadrato. L'unica cosa che di questa sera, che stasera si può rendere di più del palco. No, vabbè, ma stavo scherzando, ovviamente. Ci manca il vino, però. Benissimo, bravo, non stavo scherzando. È il modo di cantare sull'organetto, perché quando ci impizzano con tutti i microfoni, deve stare così, invece sull'organetto si canta come stavo con la testa cantando prima, con la testa nell'organetto, magari anche così, dietro fanno quello che fanno, e dall'altro lato. Cioè, quindi. Sembra un po'